Un torneo di calcio giunto alla sua 10ª edizione per ricordare due amici che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Berzo Inferiore. È così che ad opera della SD Valgrigna, nella cornice dell'oratorio intitolato a Don Giacomelli, dal 4 al 18 settembre è andato in scena il memorial dedicato da Alessandro Bontempi e Glisente Vaccinoni, il primo scomparso nell'agosto 2018 e il secondo pochi mesi fa, entrambi a causa di incidenti stradali. Questo memorial è dedicato a due nostri cari amici che sono venuti a mancare in questi ultimi anni, sono venuti a mancare prematuramente e il pensiero di tutto il nostro gruppo è nato per ricordarli in occasione di quello che amavano più di fare, era giocare a calcio. Le squadre presenti sono 12, dovevano essere, la richiesta è stata molto più alta, di 16-17 squadre, abbiamo deciso per questioni di tempistica di limitarla a 12 squadre. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, l'oratorio di Berzo Inferiore che ci ha supportato con la struttura e tutto il mio direttivo che ci ha aiutato nell'organizzazione della realizzazione di questo torneo. Ad aggiudicarsi il torneo i padroni di casa dell'oratorio Berzo Inferiore che in finale hanno sconfitto la compagine della pizzeria Rugantino. Un'occasione di aggregazione che ha colto anche il benestare del nuovo vicario Don Luca Biondi, classe 1990 ad Arezzato, giunto da pochi giorni nella parrocchia di Santa Maria Nascente. Sono in questa comunità da pochissimi giorni ed è stata allora una piacevole sorpresa trovare proprio nei primi giorni questo torneo molto bello organizzato dal gruppo sportivo, un'occasione per ricordare alcuni amici che hanno fatto parte di questo oratorio ma sono sempre con noi e un'occasione bella anche per creare comunità, per giocare insieme, per sfidarci, per tirare fuori il meglio di noi e per trovare occasioni per stare insieme, per condividere. Credo che oggi ce n'è quanto mai bisogno. Valorizzare l'oratorio come altri spazi di aggregazione è possibile anche perché tante persone come i nostri volontari si mettono in gioco gratuitamente per creare occasioni appunto che tutti possono sfruttare, di cui tutti possono avvantaggiarsi. Per questa comunità di Berzo, per me sarà la prima volta che la vivrò qua, si avvicina anche la grande festa della Madonna Pellegrina, ricordando il momento in cui la nostra statua della Madonna ha girato pellegrina appunto in tutti i paesi della valle. E anche questo credo sia un bel momento per sentirci comunità.